parole chiuse dentro, parole che appartengono al mio cuore. La passione con cui l'autore ha raccontato l'anima e il corpo del suo romanzo, la toccante interpretazione di alcuni passaggi salienti dalla viva voce dell'attrice Marina Tagliaferri, la presentazione al Castello di Riomaggiore di Finché avremo paura, opera prima dell'autore Belardino Feliziani, ha coinvolto il pubblico in un accattivante invito alla lettura. Questo romanzo si racconta la storia molto breve, molto concisa, che si svolge in 3 mesi, da giugno a settembre, di una crisi coniugale, in cui Dario viene attratto casualmente da una voce. Questa voce lo mette di fronte alle sue fragilità, al momento che lui sta passando e che forse sta passando anche sua moglie. I sentimenti accadono, ce l'hanno tutti. È chiaro che io ho raccontato di un mondo più vicino al mio, peraltro mettendo in risalto proprio le contraddizioni di questo mondo e cercando di costruire una storia che, come ho detto da Marzullo, è una semplice storia d'amore. Finché avremo paura è un libro ben scritto, con un ritmo sostenuto e un linguaggio morbido che asseconda bene l'intenzione dell'autore. La mia ambizione è stata quella, per una volta tanto, di raccontare la storia di amori maturi, di cercare di capire se anche passati 50 anni, che è una maledetta età, come dice Dario, in cui ti accorgi che nessun pensiero felice ti farà più volare, le passioni di cui parlavamo prima possono avere un senso e possono ridare appunto passione, anima e vita. Come orientarsi? Dove aveva perduto la bussola? È forse la norma volersi bene ma non desiderarsi più? Se la scrittura non è più rappresentabile, non è più interessante, non è più verosimile riguardo alla società che ci circonda, noi viviamo una brutta epoca. Questo libro è l'esatto opposto. In questo libro Feliziani proprio spalanca una finestra su questa fascia. Una lettura unisex in cui le donne possono rispecchiarsi e gli uomini trovare nuove affascinanti chiavi di lettura per accedere all'universo femminile. È la forza delle donne. Le donne sanno scegliere, hanno il coraggio di scegliere. Gli uomini scelgono solo quando ne sono costretti. Scrittore, musicista, commercialista, Feliziani è un uomo dalla personalità poliedrica che ha fatto della creatività la sua compagna di vita. La verità è che andando avanti col tempo, uno come me, che si è sempre occupato di cose complicate e dolorose, come il diritto penale dell'economia, a un certo punto è stufo dei codici. Questo desiderio di fare musica e di scrivere ce l'ho sempre avuto. Chissà che succederà. Intanto adesso sto curando questo romanzo come fosse il mio terzo figlio e spero che abbia fortuna. E delle emozioni una condizione imprescindibile dell'esistenza. La paura è un sentimento che ci accompagna sempre, coscienti o non coscienti. Le passioni sono l'essenza della vita di un uomo. Non si può vivere né senza paura né senza passione.